momento in cui la politica vive la sua massima impopolarità, Luca Zaia, il governatore della regione Veneto, una delle regioni più importanti del paese, alle parole fa seguire i fatti. Plauso e encomio al governatore del Veneto, l'aveva promesso e l'ha fatto, straordinario. In un luogo meravigliosamente simbolico, la marcia ha lo stesso percorso che solitamente si presta e ha reso Assisi ulteriormente famosa nel mondo, che è il percorso, il sentiero della pace. Questa sera ospiterà la fiaccolata per i grandi, palloncini per i bambini, in nome della libertà di scelta. E contro questo decreto, che ricordo essere un decreto criminoso, che di scientifico e di politico, ma soprattutto di umano, non ha nulla. Contro questi vaccini si possono fare vaccini sicuri e puliti, e poi ci deve essere liberi. I genitori devono essere liberi di scegliere per i propri figli. Questo avviene in un paese che si chiama la Svezia. Sarò pedante, pedissevo, ma lo ricordo in ogni intervista. La Svezia, che è il paese più civile del mondo, ha bocciato sonoramente l'introduzione dell'obbligo vaccinale. Ci vuole libertà di scelta, ci vuole consapevolezza, una vera informazione. La scienza, quella vera, vive dei suoi dubbi. La scienza è il dibattito più aperto che esiste nell'universo. Ostruire le vie d'accesso della scienza alla scienza significa mortificare soprattutto questa meravigliosa, straordinaria capacità e avventura umana. Ci vuole soprattutto informazione. 47.000 persone per l'esattezza a Pesaro sabato scorso, è uscito, ne ha parlato De Bild, Le Monde, e lo hanno parlato in modo corretto dal punto di vista dell'informazione. È stato completamente depravato il significato di quell'informazione dalla stampa italiana, ma il potere, si sa, censura e stravolge tutto ciò che teme, e noi siamo temuti dal potere perché noi distruggeremo in senso assolutamente pacifico e ideologico questo decreto.